L'Annunciazione di Recanati fu realizzata da Lorenzo Lotto intorno al 1534. Ora è conservata nel Museo Civico Villa Colloredo Mels a Recanati. Deve il suo nome al fatto che i suoi committenti furono probabilmente gli iscritti alla Confraternita dei Mercanti di Recanati per adornare l'altare del loro oratorio. La scena si svolge in una stanza, la camera da letto della Vergine. Vediamo a destra l'Arcangelo Gabriele inginocchiato, mentre tiene in mano uno stelo di gigli bianchi, simbolo della purezza di Maria. Con l'altra mano alzata, mentre annuncia alla Vergine la volontà del Padre Eterno, le indica la sua presenza. Il Padre Onnipotente, in alto su una nuvola, ha appena richiuso le mani da cui ha effuso lo Spirito Santo su Maria, rendendo questa Vergine intatta e immacolata madre di se stesso. Comprendiamo che l'incarnazione è appena avvenuta grazie al valore simbolico dei colori. Innanzitutto l'Eterno indossa un mantello rosa. La veste rosata è un potente simbolo di forza e purezza, di energia e incorruttibilità, di amore e innocenza, di bene assoluto e incontaminato. Nasce infatti dal rosso, colore simbolo di passione, potere e vitalità estrema, e dal bianco, simbolo di candore, perfetta limpidezza e luce. Sono stati rappresentati con vesti di tale colore alcuni grandi personaggi biblici maschili, a partire da Dio Padre e poi Gioacchino, padre della Vergine Maria, e talvolta San Giovanni Battista. Infatti il rosa nell'antichità ha sempre avuto una connotazione prettamente maschile, usato quando si voleva evidenziare tali caratteristiche spirituali, ed è stato solo molto recentemente, nel XIX secolo, connotato come colore femminile. Anche Maria indossa qui una veste rosa che allude alla sua condizione di piena di grazia, rivestita dall'essenza divina e ricolma di spirito, e al suo essere ormai divenuta madre di Dio. La veste rosa è legata da una cintura azzurra. La cintura, usata nella simbologia cristiana, evoca la castità e la gestazione. Maria ha fra i suoi titoli anche l'appellativo di cinturata per sottolineare la sua maternità virginale quando portava in grembo il frutto dello Spirito Santo. La cintura con il suo colore evoca la trascendenza che ha avvolto Maria, così come il manto che la protegge e la trasforma. Il rosso nelle sue vesti simboleggia la sua condizione umana e prefigura il sacrificio di sangue che attende la creatura che porta in grembo. Anche il padre è cinto da una fascia azzurra che sottolinea come il concepimento sia stato casto, avvenuto attraverso la prodigiosa energia vitale dello Spirito Santo che egli ha appena effuso su Maria, come un raggio di sole che trapassa il vetro senza spezzarlo e feconda il seme all'interno del vaso mistico. Il colore rosso della sua veste allude al sacrificio di sangue che egli, Verbo fatto carne nella persona del Figlio, dovrà effondere per amore del genere umano. L'Onnipotente appare mentre varca con la sua persona una balaustra pergolata che cinge la camera della Vergine, dividendola da un giardino curato e fiorito all'esterno. Quest'azione rimanda ancora una volta alla perpetua verginità di Maria, resa madre di Dio per opera dello Spirito.
Il giardino esterno è chiaro riferimento all'Hortus Conclusus, simbolo della purezza di Maria, della sua verginità perpetua e anche dell'Immacolata Concezione. Tale simbologia nasce dal verso del Cantico dei Cantici. La balaustra pergolata allude alla pergula, che era la struttura che anticamente separava il santuario, il luogo dove si trova l'altare del Signore e dove si celebravano i misteri, dall'aula, il luogo dove si raccoglievano i fedeli. Simboleggiava quindi il Sancta Sanctorum, in cui si celebrano i misteri divini e soprattutto il Santo Sacrificio, ed era inaccessibile a coloro che non erano ordinati sacerdoti e soprattutto ben distinto, anche visivamente, dal luogo dove i fedeli si radunavano per la preghiera o per assistere alla liturgia. Quindi la presenza di tale pergola simboleggia in questa scena che la Camera di Maria è il nucleo originario della prima Chiesa cristiana, di cui ella è madre e regina. La similitudine con il nucleo della Chiesa cristiana, dove si trova l'altare, è dato anche da molti altri elementi che ce lo suggeriscono con la loro simbologia. Innanzitutto vediamo lo sgabello su cui è appoggiata la clessidra coperta da un drappo. Tale panchetto allude all'altare. Immediatamente sopra si trova una vetrata che suggerisce la forma di una croce al suo interno. Il fatto stesso che vi sia una finestra rivestita di vetro nella stanza di una ragazza ha un chiaro significato. Il vetro era costosissimo e veniva utilizzato solo per gli edifici pubblici o sacri, come una chiesa, appunto. La clessidra è simbolo del tempo, con una serie di sfumature di significato in questa scena. Innanzitutto rappresenta il fatto che l'eternità sia appena immessa nel tempo, attraverso l'incarnazione di Dio nel grembo di Maria. Poi i due vasi rappresentano il tempo prima e dopo Cristo. L'anello centrale rosso rimanda simbolicamente sia all'incarnazione sia alla passione di Cristo, eventi che hanno cambiato la storia del mondo, avvento di un tempo nuovo. La clessidra, cioè il tempo, è coperta da un velo, ma il velo è di lato, in quanto con l'incarnazione si esplica anche la rivelazione dei progetti divini. Infine, la forma della clessidra allude a quella del calice del sangue di Gesù in forma di vino, simbolo eucaristico, che viene coperto dal velo liturgico. L'idea del velo, della tenda che nasconde i sacri misteri, rimanda alle tende di copertura dei santuari. Tale elemento allude all'uso di nascondere l'area sacra durante i primi secoli del cristianesimo e a derivazione diretta dal velo del Tempio di Gerusalemme, che occultava completamente l'Arca dell'Alleanza. Nel medesimo modo, le tende avevano la funzione di occultare il santuario e la celebrazione dei divini misteri. Nella Rationale Divinorum Officiorum di Ghilandurana del XIII secolo troviamo notizia della presenza nelle chiese d'Occidente di tria vela, ossia di tre veli. Il primo velo era una tenda esterna che copriva l'intero santuario. Il secondo velo, anch'esso un tempo comune a tutta la Chiesa e progressivamente scomparso, era il velo che oscurava solo l'altare, lasciando visibile il resto del santuario. Il terzo velo era semplicemente quello che copre il calice, rimasto in tutte le tradizioni orientali e occidentali. Quindi il letto della Vergine è il Sancta Sanctorum che ospita la più perfetta delle creature,
al centro di quello spazio sacro, la sua camera, che è un santuario, prefigurazione del tempio cristiano. Maria è il primo tabernacolo di Cristo, in quanto ospita dentro di sé il suo corpo nascituro, la sua carne e il suo sangue, cibo di vita eterna. Altri elementi interessantissimi si trovano sopra e sotto la mensola appesa. Vediamo che vi è appoggiata una candela. Di solito la candela è simbolo di fede. In questa scena appare spenta, ma se guardiamo con attenzione nel centro del rigonfiamento della bugia che la ospita, notiamo una fiammella. Quindi, la fede a cui l'artista si riferisce è quella ebraica, quella del Vecchio Testamento, del tempo antico, che oramai deve dare luogo alla rivelazione di Cristo, alla fede che, appoggiandosi all'Antico Testamento, lo completa definitivamente e che risiede nel ventre gonfio della bugia e, per similitudine, nel ventre di Maria. L'allusione alla fede ebraica che deve far posto a quella cristiana, che comunque ad essa si aggancia, è dato dalla presenza del tallit sotto la mensola, mantello di preghiera ebraico adornato dai tzitzit, le frange ornamentali con profondo valore simbolico di memento dei precetti divini. Il tallit è anche simbolo di ebraismo, per sottolineare l'origine di Maria, figlia unica di Gioacchino. Infatti anche la veste di Maria è ornata di tzitzit, simbolo della sua attenzione ai precetti di Dio. Il Protovangelo di San Giacomo narra che Gioacchino, sposo di Anna, era un uomo pio e ricco e abitava vicino Gerusalemme, nei pressi della fonte Piscina Probatica. Quindi il tallit probabilmente appartiene al padre di Maria e racconta di una giovane donna pia, colta ed educata ai precetti dell'ebraismo. Il tallit però è appeso, non usato, in quanto simbolo del passato, di una fede che deve lasciar spazio all'annuncio divino di Gesù. La storia deve essere ampliata, la Bibbia deve essere portata a perfezione. Ecco quindi il senso del calamaio che appare accanto ai libri sacri posseduti dalla Vergine. Gesù, che lei porta in grembo, riscriverà e amplierà il messaggio di Dio agli uomini. Anche la cuffia per la notte e la lucerna hanno un significato simbolico ben preciso. Si riferiscono alla notte, quindi all'attesa, all'aspettativa e alla speranza della nuova prospettiva che il Cristo è venuto a portare agli uomini. In tale vigile attesa si trova quindi adesso Maria. Il libro aperto sul leggio ha un duplice significato. Rimanda innanzitutto al fatto che la Vergine era impegnata a leggere prima dell'apparizione dell'Arcangelo e ciò implica la sua cultura. Infatti, nella Leggenda Aurea si legge che all'età di 3 anni fu portata da Anna e Gioacchino a studiare con altre giovani di Israele nel Tempio di Gerusalemme, dove le fu impartita una solida istruzione e dove rimase in custodia fino al fidanzamento con Giuseppe. La scena rappresentata nel dipinto si svolge quindi in casa dei genitori, a Nazareth, appena tornata dai suoi studi al Tempio di Gerusalemme, durante il periodo di fidanzamento con Giuseppe. Il libro è anche simbolo della sua condizione di sede della sapienza divina, in quanto Maria accoglie nel ventre Gesù, seconda persona della Trinità e Verbo di Dio. Lo Spirito Santo, appena effuso, non è assente, ma si manifesta nella nube che sorregge Dio Padre. Nel giardino appaiono un cipresso,
un roseto e un pino. Il cipresso è noto come albero della vita, simbolo dell'Axis Mundi e dell'immortalità. La pianta è presente nei versi biblici che narrano la costruzione dell'Arca di Noè. Fu uno dei legni usati per la costruzione della croce di Gesù e quindi simbolo di salvezza. Il pino, essendo un sempreverde, è simbolo di eternità. Le rose del roseto sono simbolo di carità. La Vergine, inoltre, è definita rosa senza spine, in quanto non è stata toccata dal peccato originale. L'angelo, che pur essendo celeste, spirito purissimo e incorporeo, fa ombra. Questa presunta illogicità si risolve con le parole del Vangelo. Occorre precisare che Gabriele, annunciando la volontà del Creatore, implicitamente attende una risposta da parte di Maria. La Vergine accetterà o no di diventare madre di Dio e adempiere la profezia? Nulla è stato compiuto in lei prima del suo assenso. Solo quando pronuncia la fatidica frase, diviene madre. Tale frase è appena stata pronunciata nella scena. Maria, in ginocchio, si prostra a Dio e alla sua potenza e accetta di diventare sua madre. In un attimo tutto accade. In un istante lo spirito, effuso dalle mani di Dio già richiuse, la inonda della sua energia vivificante e la rende madre del Verbo divino. In quell'istante cambia la storia umana. La stessa Maria è quasi sbalordita. Tutto l'universo freme. Anche il male, simboleggiato dal gatto, non capisce ciò che è accaduto. Gli si arruffa il pelo, è spaventato, in allarme, ma non ne comprende pienamente il motivo. Il gatto, nella simbologia cristiana, rappresenta infatti il diavolo, il tradimento, il contrasto, l'inimicizia. Ma cosa fa un gatto, simbolo del male, accanto alla Vergine purissima? La insidia, come tenta di fare con ogni creatura. Ma come il serpente, il male avrà il capo schiacciato dalla regina degli angeli. Maria, ormai madre, gli occhi rivolti al cielo, le mani aperte, ha accettato la sua missione. L'eternità si è immessa nel tempo. L'essere umano, per la prima volta dopo il peccato originale, può ritornare a vivere nell'eternità.